Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Attic Gaming. Siamo finalmente tornati. Porca troia! Porca troia! Siamo tornati su WorldZ e sono entrati in un server tester che hanno messo le auto finalmente. L'hanno annunciata all'epoca dei dinosauri. E dopo 16.000 anni sono riusciti a metterle. E è pieno di gente. Qui si stanno a sparabesso da arrivare a quelle casse. Shh, speriamo che non vede nessuno. Poraccio quello di dietro a me. C'è uno che mi capita. Oh. Fatte le cazze tue. Non mi ha inculato tutte le casse però. Oh, porca troia! Fanculo, ho preso un MP. È morto pure quell'altro. Figlio di una puttana. Questa poi è la mappa nuova, sarebbe la. No, Colorado, la California. Adesso ti aspetta pure 40 secondi prima di uscire. Allora, ho dato ieri un'occhiata al volo veloce. Per il momento ci sono queste piccole capanne in giro sparse per la mappa. Allora, come stavamo dicendo, c'è un puttanaio di gente. Sono appena rinato e sicuramente ricreperò subito perché tanto già lo so, la fine è sempre la stessa. Comunque intanto abbiamo trovato un po' di roba e spero che non faccio la fine di prima. Che cazzo ho trovato? Grande, ho trovato un mirino. Porco Dio, no! Vaffanculo, va! Ok, c'è. Là, eccoci ragazzoli, rispawnati per la 3500esima volta. Allora, prima praticamente sono rispawnato, ma purtroppo mi è crashato il gioco. Poi ve lo metterò a fine puntata lo spezzone di praticamente il pezzetto che ho fatto prima che crashasse il gioco. E poi mi è morto pure il personaggio. Comunque, allora siamo qui. Riusciremo a trovare una macchina funzionante e a mostrarvela? Intanto facciamo così almeno. Vedo leggermente meglio. Comunque adesso siamo sulla mappa Colorado, cioè la solita praticamente. E ci stiamo dirigendo verso la città per vedere qualcosa. Nei server test praticamente è puro PvP perché le armi che troverete, poi se crepate, insomma, non vi rimangono, insomma, non c'è storage, non c'è niente. Crepate, punto e basta. Delle bende. Ci faccio cazzi, però vabbè. Meglio di niente per il momento, eh. Cerchiamo di arrivare in città. C'è un puttaglio di roba hanno messo. Che cazzo è? Ah, la temperatura. Le gocce penso sia sanguinamento. Le radiazioni. E le altre due non c'ho la più pallida idea. Uno mi sembra tipo il disegno di un figlio. Pare che, non so, quando mette incinta gli zombie. Vabbè, poi rimane incinta di uno zombie. E poi quell'altro non so. Penso sia cibo, ma no, no, cibo è l'altro, quindi non ho più pallida idea di che cazzo possa essere. Però, dai, cominciano finalmente a mettere qualcosa in questo gioco, visto che dopo un anno avevano fatto solo che merdate, però dai, comincia a prendere un po' forma, vediamo quanto ci metteranno a rendere pubbliche tutte le modifiche e poi penso diventi un gioco veramente carino. Cioè, più che altro che merita più di adesso. Però, sto pezzo non l'avevo visto mai con la grafica a palla. Perché prima con l'altro computer vedevo solo una distesa di non so cosa. Invece, perlomeno, la so se è acqua. E tutte queste piante bidimensionali che non hanno una vera e propria forma. Tipo, sembrano quelle che mettevano su Mario Kart su Nintendo 64. Però, dai, da lontano fanno un effetto carino. Sono belle a vedersi. Oh, qui ci sono puttanaio di macchine. Si potrà più una di queste? Tipo, io voglio questa. Logicamente no. Però, vabbè, uno. La speranza è l'ultima a morire. Anzi, la penultima a morire. La speranza. Perché per ultimo crepa chi spera. Qui che c'è? Luce chimica verde. Ottima per farsi rivelare e farsi uccidere. Qui invece. Oh. Chi in un'apocalisse zombie non desidera una pistola di segnalazione?
Che cazzo ho trovato? Ah, barricata di sabbia. Ho una pistola a razzi. Non posso ucciderti, ma posso illuminarti la via. Ottima. Qui che troviamo? La mangia. Nessun puttane di macchine qui. Qui dentro col cazzo che trovo un fucile, che ne so, un coltellaccio, un macete. Un zombie intelligente. Più che altro un cazzo era pescenne o cos'è? Non mi ricordo. Pieno di zombie lì. Ma anziché ancora non abbiamo sentito manco uno spa. Ah, sopra in alto a destra c'è il rilevatore di prossimità, cioè vi dice se c'avete zombie intorno praticamente. Che è carina come cosa utile. Mi ero dimenticato di dirvela prima. Però vorrei sapere una cosa. Perché la pistola a razzi potrebbe essere utile. Il nastro adesivo, che cazzo ci vuole il nastro adesivo? Oh, una mazza. La mazza che non serve, una mazza. Oh, ma c'ho un martello lì però. Allora, praticamente vorrei sapere se hanno fatto effettivamente una cosa. Perché se io adesso sparo, gli zombie vengono tutti verso di me. No? Però in teoria dicevano, perlomeno. Il nastro adesivo, che cazzo serve? Vorrebbero sapere. Dicevano che avrebbero messo che gli spari, non so per dire, se lanciate una granata o roba del genere, avrebbero attirato gli zombie. Cioè, se io lancio la granata laggiù, verso quell'albero, quel muro pieno di alberi. Oddio, questo corre come un cuoio, questa c'ha il coso del Babbo Natale. Ah, tiè. Oh, che dimo de morì? Che dimo de morì. Bello. Lo voglio. Se lo sono messo già. Aia, vaffanculo. Jingle bell, rock. Gioia! Guardate che animazione, uso il martello come una spada. Già! Sono il re del martello. Pecchiato. Tiè, pecora. Tiè, pecora. Ah, vedi? Dopo che l'ho trombato a pecora mi ha dato pure i soldi. Per la prestazione, no? Ma che ne volete sapere voi di come si fanno prestazioni sessuali a pagamento? Sopra la macchina c'è qualcosa? No. Anche tu vuoi delle prestazioni sessuali a pagamento? Ecco a te. Accontentato. Tiè, te spacco le ginocchia. Io mi vorrei buttare di sotto, ma non mi pare un'ottima idea. Sopra sta macchina c'è qualcosa. Pillole. La pillola del giorno dopo. No, la banda energetica. Qui che è? Interessante. Scesoie da giardino. Ottime per fare i capelli agli zombie. C'è un cazzo. Io vorrebbe scendere però. Sai com'è? Ogni tanto. Sarebbe piacevole passare in mezzo alla città. Potremmo vedere, dai. Lì c'è un puttane di zombie, se fa così. Ho visto una macchina passare giù sotto. Sì, vengono attirati da qualcosa. Non si sa che però. Comunque ho visto passare qualcosa io. E io là giù. Che occhio felino. Occhio felino, attenzione. Comunque ho visto passare una macchina. Quindi vuol dire che qualcuno l'ha trovata. Fino adesso ho avuto praticamente la grazia di vederla una sola. Ieri quando sono entrato nel server. E sono carine. Funzionano un po' male ancora. Vabbè, però. Logicamente sono in test, quindi non ci possiamo lamentare. Già è tanto che l'hanno messa. Qui non ci piove. Anche perché c'è il sole, spacca le pietre.
Che è pieno di barricate, il casino. Eppure, in teoria, sto server ci dovrebbe essere un puttanio di gente. Ecco, infatti. Strano che ancora non mi ha sparato nessuno. Sta cosa mi puzza un po'. Zaino pieno. Vaffanculo. Ma questa intanto la... Questa abbandona. Questa utili... Abbandona. Questa la beviamo. Questo l'abbandoniamo. Questo è un nastro adesivo continuo. Non uscire mai di casa senza. Ma che cazzo serve così? Per il crafting. Figa sta cosa. Figa. Finalmente cominciano a mettere qualcosa di molto molto interessante, tipo il crafting. Direi ottima cosa. Vediamo un po' se troviamo qualcuno di... Quella sta lì, si sta a fare i cazzi sua. Qualcuna di meno zombificata. Oh, Francesco, come stai? Tutto a posto? Tiè, scusa. Non te trovo proprio bene io. Denaro. Questo è embriaco. Dentro ste cose ci ho trovato un puttano di roba nel server normale. Non capisco se questi zombie ce l'hanno con me o stanno a fare solo un po' di casino di loro. Ah, questo ce l'ha con me però. Tiè. Vattene a fanculo. Oh, qui dietro c'è qualcosa. Vabbè, vaffanculo la scopa, mi rifiuto di piarla la scopa. Ma qui, micio, 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 micio. Non si sente uno sparo, niente. Cioè, quando è troppo, cioè, quando è poco e quando è troppo, praticamente. Prima non facevo il tempo a spawnare, che già mi hanno sbudellato. Adesso crea proprio gli zombie. Guarda. È un po' affanculo, andate. Qui non c'è un cazzo di niente. Ciao babbo. Quello non ha droppato il coso. Oh, ma tu lo scappi fuori. Te merito i dupanacche. Che cazzo è qui? Ah, barricata di filo spinato. Mi sembrava chissà che cosa, tipo una cosa figa. Zombie, parecchi poi. Vabbè, mi ho rotto cazzo su, non ci accorgo. È giunto il momento di andare a cercare qualcosa di più figo. Sì, ma i rumori ancora non hanno sistemati però, Tu dirai, ma quanto cazzo sei esigente, voi direte. Cioè, dopo la delusione che ho avuto da sto gioco, è difficile ripiarsi, insomma. E se qualcuno chiede perché mi ha deluso, praticamente il... Porca madosca! Guarda quando in qua piano pure sopra la macchina! Porca vaffanculo! Che cazzo strilli, scemo! Oh, qui non ci posso pianare! Quanto cazzo voglio adesso? Mannaggia quel porco! Corre, scemo! C'è tipo un'arma assassina che mi permette di sbullare tutti i zombie nella panacca. Qui sopra però non ci dovrebbero penare. Vai, 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 vai. Filo spinato. Sei. Fantù, sto scemo strilla come ingoglio. Utilizza. Ah, grande.
rotto il cazzo. A strillare a casa tua. A strillare. Fanno quanto schifo queste tanaglie, però vabbè. Lo volevo provare. Ero curioso. Barba signore? A lei i capelli? Sono finite. Intanto sciucciamo i slipendo. Oh, quelli si sono persi. Fatevi i cazzi vostri. Fatevi i cazzi vostri. Bravi così. Koala. Chi è che ha scritto koala? Questa è una cassaforte. Password. Cane randaggio. Sicuramente è questa. No, codice errato. Maledetti. Comunque proviamo a cambiare server e a vedere cosa troviamo nella 8 picchi, come cazzo si chiama. Comunque un altro tipo di mappa. Adesso visto che ci sono cerco di mostrarvele tutte. Ok, rieccoci qua. Questa è sui picchi, modalità Stronghold. Non ho la più pallida idea di che cazzo sia, sinceramente. Vediamo un po' la mappa. Greenwood, c'è una città. Però sinceramente non so di preciso di cosa si tratti. Se qualcuno di voi sa spiegarmelo, cioè me lo scriva nei commenti, insomma, mi dica un po' di cosa si tratta questa modalità Stronghold sui picchi. Non so se sia una sorta di PvP o qualcosa del genere, o di, a quanto pare, di costruzione, perché penso che questo sia un muro fatto da qualcuno. Perché questi sono muri fatti da persone. Tutte barricate con sti cazzo di muri di merda. Sì, ma loot non c'è? A parte tutte, te l'ho detto, ste cazzo di barricate dei muri del cazzo. Cioè io qui come cazzo entro? Non entro, che poi non posso manco menà. Cioè, quindi praticamente che cazzo fai qui tu? Che è una sorta tipo di modalità dove si costruisce. No, ma questi sono muri che hanno gente mettevo perché gli sparavano sicuramente. Questo addirittura si è fatto un fortino, si è fatto. No, ok, questa sta modalità è proprio una stronzata. Sì, altamente una stronzata. Poi comunque vabbè, se qualcuno riesce sa dirmi con certezza di cosa si tratta, me lo scrivesse così. Tanto più che altro per capire come funziona. Che cazzo c'è qui? Fattoria. Aha, ho capito. Praticamente questa sarebbe tipo la modalità che metteranno con le fortezze, penso. In cui uno si potrà creare la fattoria, si potrà fare tutte queste cosine così. Di lì ho visto che c'è una un loot. Ok. C'è una cetta che no. Ops. Oddio figo. Posso piare legno. Penso che qui si impara il crafting. Con sta cetta posso piare legno. Ok. Con legno che cazzo ce fo? 11 di legno. Ma che cazzo ci fo con legno io però? Per fare un albero ci vuole il seme. Per fare il seme ci vuole l'albero. Per fare ste cazzo di barricate ci vuole uno stronzo. Ci vuole uno stronzo. E qui vedo che ce ne sono parecchi. Con sta accetta mi sa che ci posso pia pure questo. Grande, una accetta pia pietra, pia legno, pia tutto, pia. Fighissimo. Per fare uno stronzo ci vuole poco. Basta che ti impegni.
Stanno aggiungendo un puttane di cose, però tutte strane, cioè, nel senso non è che le spiegano più di tanto. Questa roba che cazzo è? La lira lira, la lira lira, ah, logicamente uno non trova un minerale che assomiglia a me, lo trova direttamente le sbarre della fogna. I tombini. Io recupero il metallo dai tombini. Grande, mi sembra logico. Comunque, ragazzuoli, vi mostro l'ultima mia morte prima quando mi ha crashato il gioco. E per questo primo ritorno su WoRZ oppure Infestation Survival Story, decidete voi, insomma, come preferite chiamarlo, è tutto. Un saluto da Commando Wolf, spero vi sia piaciuto il video. Mi raccomando, un like e iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Ciao ciao, ragazzuoli. Bingo. Quelle sono auto funzionanti. Però c'è un cristiano lì. L'ho visto. Allora, vediamo un po'. Famo così. Vedo dove stanno. Allora. Dice un gruppo di zombie con il cappello natalizio. Lì c'è uno abbassato. Però se non erro lì c'è un puttane di gente che corre. Corriamo pure noi, va. Tanto morto per morto. Questi sono veicoli funzionanti. Fanculo, entra. Entra! Entra! Cazzo, non è funzionante! Via 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 via
Che cazzo è qui? Ottimo, una luce gialla. Questa sì che mi salverà la vita. Che cazzo di veicolo mi ciuccio adesso io? Vai, 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 vai. No, questo non funziona.